Un momento di grande fede è stato vissuto ieri sera nella chiesa matrice in occasione della novena in onore del santo patrono di Bagheria, San Giuseppe, dove è intervenuto l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice, che ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica. Il presule, che tornava in città ancora una volta, ha esortato sia i fedeli sia i presbiteri delle 10 parrocchie cittadine alla comunione per la realizzazione della città degli uomini che si amano e si stimano a vicenda, come ama sempre affermare. Alla liturgia, animata dal coro Santa Iosef, hanno preso parte il sindaco Patrizio Cinque, il presidente del consiglio comunale Marco Maggiore, il comandante della polizia municipale Salvatore Pilato ed altri rappresentanti delle autorità civili e militari, tanti fedeli e i confrati di San Giuseppe che hanno voluto esprimere all'arcivescovo tutta la loro gratitudine al pastore, donandogli un dipinto su vetro raffigurante San Giuseppe da Bagheria, come ha richiamato l'arciprete Don Giovanni Lamendola, che ha concelebrato insieme a Don Mario Di Lorenzo e ai diaconi bagheresi. San Giuseppe da Bagheria, quasi una appartenenza che è molto bella anche, questo sentirlo proprio, questo nome. Don Corrado, questa grande devozione per San Giuseppe che cosa le fa pensare? Intanto la ricchezza di questo popolo che è stato segnato dalla fede cristiana, a riprova della potenzialità che ha Bagheria, ed è una potenzialità che deve venire sempre più allo scoperto, soprattutto se si ispira a una figura come Giuseppe, che nella Bibbia viene chiamato uomo giusto, cioè timorato di Dio, che fa fruttificare nella sua vita una fede che diventa addirittura liberazione e soprattutto una fede che contribuisce al piano salvifico di Dio. Non dimentichiamo che lui ha a cuore un piccolo bambino profugo e una donna che doveva essere invece condannata, e noi sappiamo che attraverso Gesù e attraverso questa donna nel mondo è entrata la salvezza, che sta fecondando di bene, di giustizia, addirittura l'intera esistenza umana in vista dei cieli nuovi e della terra nuova. E allora che Bagheria continui a far tesoro di questa ricchezza di fede e che la immetta nella costruzione della città degli uomini, nel segno della giustizia, della solidarietà e soprattutto della legalità.